l'esperienza questa qui con Silvio Orlando, un attore di fama che ha suscitato davvero un grande interesse tra gli studenti. È vero che c'è una necessità di fidelizzare gli studenti al teatro, però io sono assolutamente ottimista sulla riuscita di questa iniziativa e anche del fatto che l'università, nella fattispecie il Dipartimento di Studi Umanistici, faccia proprio da ponte per creare degli entusiasmi, creare anche una sana curiosità nei confronti del teatro. Poi da docente di letteratura teatrale italiana mi sento particolarmente tirata in ballo e presa appunto in causa da questa iniziativa, che vede anche un coinvolgimento in realtà interdipartimentale, perché l'intento anche del rettore, lo ha esplicitato nel piano strategico di Ateneo, è proprio creare dei crediti formativi a scelta che fanno parte del pacchetto dell'offerta formativa di ciascuna dipartimento, e anche in linea teorica, anzi in realtà in linea pratica, uno studente di medicina piuttosto che di agraria può decidere di fare appunto questi crediti formativi sul teatro piuttosto che sulla musica o sul cinema. Quindi l'università secondo me deve fare proprio da ponte, deve essere un momento di interscambio tra il mondo attoriale e appunto il mondo universitario, e sono sicura che questa semina, prima semina di questa mattina, porterà i suoi frutti.